dal 1 gennaio 2015 cambia quello che qualcuno chiama ISEE e qualcun altro ISE, e cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, una sorta di ricometro familiare che permette di accedere a prestazioni sociali a condizioni agevolate: asili nido, mense scolastiche, libri di scuola, borse di studio, trasporti, tariffe di luce e gas, carte sconto. Se fino ad oggi io andavo a dichiarare soltanto i redditi soggetti ad IRPEF, quindi quelli tassati, da domani dovrò indicare oltre, continuare a indicare oltre quei redditi anche i redditi non soggetti ad IRPEF. E quindi nell'ISEE rischiano di finire, oltre a quello che ci finiva prima, e cioè il reddito, il patrimonio immobiliare e quello mobiliare, ovvero titoli e conti correnti, anche altre voci come gli 80 euro, il bonus bebè, il TFR in busta paga. Quindi gli 80 euro e il bonus bebè potrebbero finire per alzare il mio reddito ISE e quindi per farmi perdere delle agevolazioni. Sicuramente sì. Cambiato l'ISEE, dovrebbero cambiare pure le soglie di reddito per accedere ai servizi. Nel frattempo facciamo qualche conto. Se abito a Milano e ho reddito ISEE fino a 12.500 euro, per l'asilo nido pago 103 euro. Se metto il TFR in busta paga e supero questa soglia, la mia retta salirà a 232 euro. A Bari, chi ha un reddito ISEE di 10.000 euro non paga la TASI. Se faccio domanda per il bonus bebè, potrei dover pagare la tassa sulla casa e per di più con l'aliquota massima. Questo è il vostro ISEE. Sì, qui c'è il reddito complessivo della famiglia, del nucleo, e la scala di equivalenza, che è il valore che definisce in base al numero dei figli l'effettiva ricchezza del nucleo familiare. L'ISEE ci ha consentito di avere la carta famiglia e ci dà la possibilità di fare la spesa in alcuni supermercati convenzionati, per cui abbiamo subito lo sconto del 5% su ogni prodotto. E alla fine dell'anno è un bel risparmio, certo. Noi abbiamo tre figli che studiano all'università. L'ISEE permette ai nostri figli di avere anche la borsa di studio. Ora, col nuovo ISEE prevedono di inserire nel reddito del nucleo familiare anche l'importo delle borse di studio, insieme anche all'assegno del nucleo familiare. Risulteremo con un reddito molto più elevato. Comporterà il rischio vero, reale, di essere esclusi da queste borse di studio, con la conseguenza diretta che i miei figli dovranno immediatamente rientrare a casa. Tra le nuove voci che potrebbero finire nell'ISEE ci sarà anche il bonus bebè di 80 euro. Proviamo a spenderlo. È un conto vendita, quindi la gente viene, ci porta i propri articoli, fissiamo un prezzo ovviamente che vada a meno della metà del prezzo originale, e di quel prezzo poi la metà va a noi e la metà va al venditore. Possiamo partire dal seggiolone, noi lo mettiamo a 50 euro, poi possiamo metterci due tutine e una gonnellina, così siamo arrivati a 80 euro. E per questo mese il bonus è andato, e se tutto andrà come promette il governo potremo spenderlo per i primi 3 anni di vita del bimbo, a patto che sia nato o sia stato adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Oltre a questa c'è un'altra condizione da rispettare. L'unico limite è un limite di reddito delle famiglie, perché i redditi di mamma e di papà sommati non dovranno superare i 90.000 euro. Questo bonus però non sarà automatico, si prevede che bisognerà inoltrare una richiesta all'INPS per ottenerlo. Si riuscirà a dare il bonus bebè a tutti? Il governo conta di spendere queste cifre ogni anno, ma tutte quante le richieste verranno accolte. Quindi si potrà sforare? Si potrà sforare in due modi, o aumentando le voci di spesa, oppure è prevista una clausola di salvaguardia, chiamiamola, nella legge di stabilità, che prevede che quando ci si avvicinerà a queste soglie ogni anno scatterà un alert, e a quel punto si potrà rimodulare o la cifra dei 960 euro l'anno oppure la soglia di reddito, che oggi è di 90.000 euro, che dà diritto ad avere il bonus bebè. Quindi meglio metter fretta alla cicogna, perché nati a gennaio gli 80 euro li vedranno di sicuro. I bebè arrivati alla fine dell'anno rischieranno invece di avere un assegno più magro. E se pensate di poter tirare il fiato una volta arrivati alla pensione, non fatevi illusioni. Il ricometro vi perseguita lo stesso. Mi minaccia l'INPS perché mia moglie non ha presentato i redditi del 2011, cosa non vera. E allora sono venuto a regolarizzare la posizione.
Se ho un trattamento previdenziale come la reversibilità, devo far sapere il mio reddito e quindi presentare questo. Questo invece se ho un assegno sociale e quest'altro modulo se percepisco l'indennità di accompagnamento. Sono esaurita qui dentro, so tre volte che vengo, ogni tanto mi dicono una cosa poi un'altra. È riuscito a risolvere?